telefono mi ha salvato, se no tutti e due piedi di brutto. Non ha mai avuto problemi, non è mai stato protagonista di risse, eppure ieri notte Cissé Diébel, un ragazzo di 32 anni senegalese, è stato sparato al vasto da due uomini piombati nel rione a bordo di uno scooter. Il senegalese ambulante con permesso di soggiorno non si spiega il perché di tanta violenza e adesso si sente un sopravvissuto. Però lui si è tirato due a me, altri si è tirato i miei amici, però i miei amici già è scappato. Perciò non arrivo lì. Forza, non lo so, forza loro che sparare da me, forza, non lo so, qualcosa forse. Razzismo. Penso, però io non ho mai fatto un casino con persone qua, di Napoli, di Italia. Intanto scende in piazza la comunità senegalese di Napoli e gli attivisti della rete antirazzista per dire basta al raid e violenza. Una vera e propria escalation, quella che si consuma da tempo a Napoli, con decine di aggressioni brutali di matrice razzista. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, interviene e commenta amaro. Da quando si è insediato il governo di Salvini vicepremier e ministro dell'interno, gli episodi di violenza di matrice razzista e fascista sono enormemente aumentati. Salvini è diventato il ministro dell'insicurezza nazionale.